Ciao a tutti, finalmente riesco a registrare il video di prodotti mangerecci terminati del mese di dicembre. Dico finalmente perché siamo già quasi a metà gennaio e io avevo l'angolino della stanza con questo bustone stracarico, cioè guardate un po', è pesantissimo e arrivano prima i prodotti, poi tutta la busta. Ecco, c'è anche Pollon che vuole uscire dalla stanza, si è spaventato dopo aver visto questo bustone. Adesso ti faccio uscire Cipollino. Non so neanche come tenerlo. Poi ci sono buste dentro buste, oltretutto. Va bene, partiamo subito. Togliamo i prodotti. Da questo prodotto, questa è la bisciola galbusera alta pasticceria, dolce tipico della Valtellina, solo lievito madre naturale. È una cosa fantastica questo tipo di panettone. Sono 450 grammi di prodotto e io lo adoro, vi giuro. Ha proprio sapori di pane saba, quindi il pane tipico della Sardegna che facciamo noi qui con la sapa, quindi il mosto dell'uva cotto. Buono, 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 ragazzi. Poi in mezzo a tutte le noci e i fichi, vedete come c'è disegnato qui, dov'è? Eccolo, i fichi, vedete, e le noci, una cosa favolosa. Poi una novità che mi ha fatto scoprire la mia amica Daniela, un bacione carissima, sono questi sofficini Findus, vedete, novità, alla salsiccia e patate, una cosa divina, buonissimi, limited edition. Mi sa proprio che questi proverò a realizzarli io in casa, perché non li ho più trovati, quindi spero di ritrovarli, altrimenti me li faccio da me in casa. Troppo buoni, non hanno niente a che vedere con gli altri, sofficini. Poi secondo me sì, devono aver cambiato la formulazione, quindi sono ancora più buoni, ancora più ricchi di ripieno, ecco. Poi cosa ho terminato qua? I grissini gran sapore della marca Tremolini, questi li trovo sempre all'Eurospin e mi piacciono da matti, sono senza olio di palma, vedete? Gli ingredienti sono ottimi e costano veramente pochissimo. Ah, che cosa non era questo? Fra poco arriva tutta la carrellata dei dolci. Africano Novi, questo toblerone o specie di toblerone meraviglioso con le nocciole tutte intere, vi giuro, mi viene l'acquolina in bocca al solo pensiero di questo bel cioccolato senza glutine. Via, batteria da ricaricare, lo mettiamo subito in carica. Cosa abbiamo? Ho terminato questo Valfrutta, questo frullato vegan della marca Valfrutta, 100% frullato veggie, frutti di bosco, barbabietola, carota nera, dice naturalmente buono. È fantastico, vi giuro, molto più buono di quello che provai tempo fa al mango, se non erro, carota, sì, era sull'arancione, quindi dovevo avere questi ingredienti. Questo è molto più buono, fantastico, ve lo straconsiglio. Guardate tutto quello che contiene. Via. Poi questo ho trovato all'Eurospin, è una spremuta di mele italiane 100% non da concentrato, anche questo l'ho adorato e costa veramente pochissimo. Poi che rumore che ha fatto, la cosa bella è che appunto non è da concentrato. Poi questi pasticcini panna e amarena sono una specialità Virginia e questi me li ha fatti conoscere mia zia perché li ha tirati fuori il giorno di Natale. Erano fantastici, buonissimi. Ne ho fatto proprio man bassa di questi, tipo proprio ciliegine uno dietro l'altro, ottimi. Poi terminato la farina di riso Molino Rosseto. Questa è veramente ottima e mi piace molto come tipo, proprio come qualità di farina. Poi iniziano ad arrivare le scatolone di panettoni e pandori. Delizia alla nocciola, questo della Bauli con crema alla nocciola e zucchero a velo. Questo era, ragazzi, cosa sto a dirvi, che cosa non era questo? È una cosa davvero meravigliosa. Questi sono gli ingredienti. Era veramente così, se mi ricordo vi lascio la foto da qualche parte qui nel video perché ho fatto la foto del taglio e anche di come era tutta intera e l'abbiamo tagliata il giorno di Natale, fantastico. Poi i funghi porcini, questi li adoro, della Buitoni, sono surgelati, sono puliti e già tagliati. Sono 80 grammi di prodotto, sono un po' carucci, però ne vale davvero la pena.
poi, questa è una novità, l'ho adorata, Buitoni Bella Napoli, una pizza surgelata a stracchino e verdure. E come ho adorato anche, vedete, tant'è che ne ho messo due scatole uguale, stracchino e verdure, una la cestiniamo. Salsiccia e patate, ok? Eccoli qui. Queste due pizze sono state una scoperta fantastica, solo ingredienti naturali, 22 ore di lievitazione e anche per questa. Sì, ingredienti naturali. Favolose, vi giuro, queste due pizze sono una cosa meravigliosa. Non hanno niente a che vedere con gli altri tipi di pizze surgelate, queste sono molto 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 più buone. C'è la vicina che nel frattempo si fa gli affari miei. Prima ce l'avevo di lato, adesso è proprio qua di fronte. Ciao! È proprio qua. Vabbè, sono un po' carucce queste pizze. Le ho pagate... dentro ce n'è una sola, eh. Le ho pagate 2,99€, quindi 3 euro alla fine. Poi i ditaloni rigati, questo tipo di pasta che cuoce in soli 10 minuti. Perché ho detto in soli 10 minuti? Vabbè, se fossero stati 6 sarebbe stato più consono dire in soli 6 minuti. 10 minuti è il tipo di tempo, è la quantità di tempo che ci vuole per cuocere qualsiasi tipo di pasta. Vabbè, dettagli ragazzi. Questa è ottima per fare la pasta e patate. Fantastica. Ho riscoperto i baiocchi, era da secoli che non li acquistavo. Crema alla nocciola e cacao. Me ne sono innamorata. Poi abbiamo il plum cake di Farro, Natura Bio Conad. Sono 6 pratiche porzioni e anche questo mi è piaciuto da matti. Dovrei provare anche il plum cake, quello mi pare senza zuccheri aggiunti, perché me l'ha consigliato Daniela, la mia amica Daniela, e mi ha detto che è veramente ottimo, quindi sono curiosissima. Io per adesso ho provato questo, che è appunto con la farina di farro e con lo yogurt. E mi è piaciuto, sì, a colazione anche aperto al centro e messa la Nutella o la marmellata, era divino. Poi ho terminato queste sono le fettuccine, non le tagliatelle, le fettuccine al farro sgambaro. Spero di averlo pronunciato bene, da agricoltura biologica. Queste me le ha spedite la mia amica Angela. Sì, mi sono piaciute, avevano molto sapore di farro, molto forte, ecco. E quindi il farro puro, ecco, non c'erano altri tipi di farine mescolati in mezzo. Poi misto salato tostato e noberasco, solo 99 centesimi. Questo tipo di frutta secca l'abbiamo acquistata per il giorno di Natale e anche per averla da sgranocchiare così a Capodanno. Un'altra novità sono i sofficini Findus, questi senza lattosio, tutto il gusto di sempre, dice, ed erano buonissimi, molto più leggeri rispetto ai sofficini classici. Mi sono piaciuti tanto, tanto, tanto. Poi abbiamo queste risette della Scotti, veramente ottime, biologiche, la leggerezza del riso. Una tira l'altra, queste veramente sono solo 60 grammi di prodotto, davvero ottime, un ottimo spezzafame, ecco qui, sì. Ho terminato i Viverde Coop, i miei amatissimi novellini al latte e miele. Ogni tanto ritornano e ogni tanto appunto o me li spediscono o vado io a prenderli da qualche parte o me li porta mia zia da Roma, quindi ho sempre alle scorte dei miei amatissimi novellini. Poi il pane per tramezzini, vedete, questo l'ho utilizzato per fare il tronchetto salato di Natale senza cottura, ottimo, della marca Roberto. Poi qui cosa abbiamo? I nascondini, questi cioccolato con cioccolato da mordere della Mulino Bianco. Anche questi non mi dilungo tanto e ve li avevo anche già recensiti. Poi eucalipto, questo miele di Sardegna ad agricoltura biologica, lo adoro, meno male che non l'ho lanciato, ogni tanto mi viene l'istinto di lanciare, sapete l'abitudine. Poi il pan bauletto, questo è ai cereali e soia e mi piace tantissimo, senza olio di palma, Mulino Bianco. Addirittura sono 8 gustosi cereali. I pan di stelle, anche questi li ho riscoperti, mi stanno facendo impazzire, troppo buoni.
Poi ho terminato il Chobar Cameo, denso e cremoso, questo è gusto classico, buono, che dire, non mi dilungo tanto. Ho finalmente terminato, sono riuscita a terminare misura stevia. Questa era una novità, perché insomma ce l'ho da parecchio tempo, cristalli finissimi. E questo era ideale per fare i dolci, visto che comunque era in granelli molto più fini rispetto agli altri tipi, ecco, in quel senso. Anche questo sono riuscita a terminarlo, Tropical and Stevia. Praticamente è metà zucchero di canna e metà stevia, ecco, quindi meno 50% di calorie. Ottimo anche questo. Poi ho terminato pizzaiolo, la polvere lievitante, pane angeli per torte salate, pizze piadine e torta al testo, così dice. Tre buste a lievitazione istantanea. Poi ho terminato la gelatina in fogli, la colla di pesce ovviamente. Poi cosa abbiamo? Lo zucchero in granella per guarnire i dolci, pane angeli, altro panettone. Ah, ecco, questo ve ne volevo parlare, infatti, perché come io l'ho mangiato, questo ho detto lo devo subito consigliare nel video. Dolce Forneria, questo è un panettone che ho trovato all'Eurospin ed era buonissimo, molto più buono rispetto agli altri tipi di panettone, quindi delle marche più conosciute che ci sono nel mercato. Guardate, vi giuro, era una cosa fantastica, l'ho terminato quasi tutto io a colazione, lo so, sono una golosona. Poi le uova di Faraona con cereali, questi sono biscottoni, sono cioccolatoni, uova di cioccolato con la copertura colorata e insomma dentro c'erano cereali croccanti. Erano veramente ottimi, questi li abbiamo tirati fuori per Natale, però me li aveva già spediti tempo fa la mia amica Angela. Anche questi mi sono piaciuti tanto. Poi abbiamo terminato lo yogurt cremoso Miller, cocco in pezzi, anche questo ottimo. Altri funghi, buonissimi. Poi cosa abbiamo? Ah, ecco, nella scatola di latta avevo inserito anche questi, poverini, la confezione, aiuto. Della marca Colussi, queste granole, biscotti con cereali, cioccolato e frutta, buonissimi anche questi. Aiuto, altri tipi, altri funghi, non altri tipi, erano proprio quelli. Avete visto come mi sono piaciuti? Poi il tonno all'olio d'oliva a Rio Mare, anche questo lo adoro, buonissimo. Poi che cos'è questo? Ah, queste sono le trofie fresche della Pan Panorama. Questa è una novità, lo stesso non le avevo mai provate e mi sono piaciute tantissimo. Ve le straconsiglio, ragazzi. Terminato questi gentilini Osvego e 5 cereali con farina integrale, anche questi li adoro. Li ho adorati e li sto continuando ad adorare perché ne ho ancora un pochino nella mia bella scatola di latta. E questi me li ha regalati, me li ha spediti la mia amica Alessia. Un bacione carissima, sono tanto felice perché non li avevo mai provati e mi sono piaciuti da matti. Poi gli sgranocchi, questi grissini sfiziosi e croccanti della Mulino Bianco, li ho adorati e sto continuando ad acquistarli. Vedete che c'è il prosciutto avvolto in ogni grissino? Ecco, vi devo dire questo, io li ho acquistati proprio per quello, perché ho pensato, ma se c'è il prosciutto disegnato vuol dire che sono adatti per questo utilizzo. Infatti il giorno di Capodanno dovevo preparare questo vassoio con tutti gli antipasti, ho fatto antipasti misti, se riesco vi lascio la foto da qualche parte qui nel video, anche qui. E quindi mi sono meravigliata perché non si sono ammollati. Di solito quando tu prepari gli antipasti prima e quindi avvolgi il prosciutto tutto attorno ai grissini, il grissino tende sempre a diventare troppo morbido e quindi non ti piace più, gli fa proprio la sensazione di grissino ammollato. Invece qua, o come ho visto il prosciutto avvolto, ho detto devono essere proprio adatti e ideali per questo utilizzo, e avevo ragione, sono rimasti bellissimi e croccantissimi, poi il sapore è favoloso. Altri baiocchi, vedete quanto mi sono piaciuti e vedete quanto mi è piaciuto anche questo con mio capello incorporato, il frullato veggie, buonissimo. La maxi barretta gran cereale, questa la adoro, con mandorle e mirtilli rossi, meno 30% di grassi. Che bello, terminato ragazzi. E finiamo con le Daigan Protex Microtech con appunto microparticelle per una pulizia più accurata, le microparticelle al fluoro.
E il bustone vuoto, adesso lo vuoterò da tutte le bricioline. Che bello, terminato. Ora spengo e registrerò il video dei preferiti del mese, perché anche lì sono rimasta indietro, ragazzi, mi dispiace. Quindi questi video li vedrete tra questa settimana e la prossima. Spero di riuscire appunto a pubblicarli uno dietro l'altro in modo tale da non prolungare oltre, però ci sono state le feste di mezzo e quindi non ho avuto il tempo per mettermi qui davanti alla camera a registrare questi video. Spero che apprezziate ugualmente. Vi mando un grandissimo bacione e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!